Amici della Pallamano, una buona sera da Sebastiano Romano, terza giornata della Serie A Beretta. Siamo al Palasport di Chiarbole in quella che è la prima finalmente partita casalinga del Trieste. Sfida oggi la Junior Fasano, pugliesi in forma, due vittorie su altrettanti incontri in questo avvio di campionato. Al mio fianco l'onore di riavere Marco Loduca, monumento della pallamano italiana, non ha certo bisogno di presentazioni. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. E finalmente davanti al proprio pubblico Trieste, Palasport di Chiarbola non gremito causa regole Covid che impongono soltanto il 35% della capienza del palazzetto triestino, tutti a disposizione però per coach Freddy Radojkovic, invece coach Francesco Ancona di Fasano non può contare sull'infortunato svedese Gabriel De Santis. Come dicevamo, partita difficile, partita di cartello questa della Serie A Beretta, perché Trieste e Fasano hanno l'ambizione dichiarata di classificarsi nelle prime quattro posizioni del campionato, quattro posizioni che daranno poi diritto all'accesso ai playoff. Cambia infatti la formula del campionato quest'anno rispetto all'anno scorso, 13 squadre ancora dispari dopo il fallimento di Siena, tornano appunto i playoff a cui accederanno le prime quattro con le semifinali, la finale scudetto, poi al meglio delle tre, le ultime quattro invece classificate affronteranno i playout che decreteranno una sola retrocessione a fronte di due promozioni dalla Serie A2. Come dicevamo, Trieste alla ricerca della prima vittoria dopo aver osservato subito il turno di riposo della prima giornata e aver perso sabato scorso a Bolzano il suo primo match di campionato. Fasano invece ha cominciato benissimo con due vittorie nelle prime due giornate, la prima trasferta dalla neopromossa Secchi Rubiera 25-34 e lo scorso sabato ha vinto in casa col Carpi 30-24. Intanto scorrono le presentazioni al Palasport di Chiarbola con il pubblico che applaude anche i nuovi annesti di Trieste. Abbiamo avuto modo di conoscerli in questo avvio di preparazione. Un gran mercato ha fatto Trieste, gran lavoro da parte del presidente Orlic e soprattutto del DS Oveglia. Marco, davvero volti nuovi ma di carattere, Trieste si è rinforzata quest'estate. Assolutamente, bravi, brava la società, brava la Orlic, la presidente Oveglia a intervenire sul mercato in quei ruoli un po' scoperti l'anno scorso. Abbiamo preso Nocelli, Lorenzo Nocelli, che oggi conosceremo sicuramente, un giocatore esplosivo, terzino sinistro proveniente dal Merano, però giocatore nato a Cingoli palamanisticamente parlando. Poi Mitrovic, Nicola Mitrovic, proveniente da un serbo, ma veramente giocatore veramente di spessore, e lì è stata forse la scelta migliore che ha potuto fare la società. E poi sicuramente il giocatore che poi a Bolzano è stato il migliore, Robertino Pagano, una vecchia conoscenza del nostro campionato, tra l'altro un ex della partita perché ha giocato anche a Fasano, ma sicuramente quello che nella partita di Bolzano ha dimostrato più carattere. Avremo sicuramente modo di conoscere e di apprezzare le gesta di questi nuovi innesti da parte di una Trieste rinnovata. Dicevamo, partita difficile oggi per il Trieste che affronta una Fasano che dopo due giornate è prima in classifica, perché sono soltanto tre le squadre con quattro punti al termine delle prime due giornate, sono appunto Fasano assieme a Brixen e Conversano. Pochissimi attimi all'inizio del match con gli arbitri dell'incontro che saranno Stefano Riello e Nicolò Panetta. Attenzione al tandem svedese della squadra pugliese, Järjestam, Jortembo, nomi che fanno paura, Marco. Sicuramente, soprattutto Järjestam, è una conoscenza dell'anno scorso,
indubbiamente il giocatore straniero forse più forte che è entrato nel campionato italiano, insieme a mio modo di vedere l'Adakis, che da Cingoli è passato a Bolzano e ci ha fatto male la scorsa settimana. Sono giocatori, in Diastra in particolare, è un giocatore per me eccezionale, uno che conosce la palla a mano a menadito e guida questa squadra in una posizione centrale veramente bene. Lo Strembo è sicuramente uno da scoprire, queste prime due giornate ha fatto abbastanza bene ma non benissimo, è chiaro che dobbiamo stare attenti comunque a questo duo svedese. E vediamo lo starting 7 di Trieste, voluto da Freddy Radojkovic in porta. Postonia per lui è un rientro dopo l'esperienza in Slovenia, sicuramente una garanzia tra i pali per Trieste, Tomas Postonia. Poi da Piran, che ha rinnovato con un triennale, Rovatin, che non è più soltanto il giovane cresciuto in casa ma una delle colonne di questa società, Jan Radojkovic, l'anno scorso presente in campionato soltanto a onor di firma a causa l'infortunio al tendine d'Achille, quest'anno finalmente a piena disposizione di Trieste, di Nardo a battere Mitrovic e infine come terzino destro Adam Bratkovic. Comincia in questo momento il match con il consueto fair play tra le due squadre, con Radojkovic a fare da centrale, Di Nardo il pivot di Trieste, una 6-0 quella voluta dalla squadra pugliese, con il primo possesso bianco-rosso. Di Nardo ancora lontano dalla linea dei 9 metri, Radojkovic per Rovatin, Mitrovic prova a cercare con lo sguardo lo spazio, a servire Radojkovic, palla subito intercettata però da Angiolini in un 1 contro 1 contro Postonia, che non riesce a parare il tiro di Filippo Angiolini, terzino sinistro di 1,90 m proveniente da Poggi Bonsi, è suo il primo gol del match, subito un passaggio sbagliato per Trieste con Fasano che ne ha approfittato. È una brutta ingenuità di Jan, è chiaro che dovevamo attendere Jan nel pieno recupero, sicuramente è un giocatore importantissimo per noi che l'anno scorso, come hai detto bene tu, caso l'infortunio del tendine d'Achille non ha giocato, sta rientrando dopo un anno di assenza. Per noi è importantissimo giocare, si alterna la posizione centrale con Jack Rovatin, come hai detto tu, non più una promessa ma una certezza della nostra società. È chiaro che prediligiamo da questa parte sinistra il gioco di manovra, non abbiamo grossi tiratori, mentre a sinistra, a destra, con Mitrovic sicuramente abbiamo qualcosa in più dal tiro da, possiamo ricavare un po' di più dal tiro da fuori. È chiaro che è una partita dura perché Fasano è una squadra che negli ultimi anni ha fatto sempre benissimo, benissimo allenata da Ancona da tanti anni, una squadra che si conosce a menadito, da Fobio a Bearic che è il perno del totem della difesa che cambia in attacco con Jallstrom, una squadra da prendere con le molle, però è un bel banco di prova per noi, importante oggi veramente. Tanto si attende che le tavole parchettate del 40 per 20 del Pallachiarvolo vengano asciugate da una macchia di sudore. C'è stato in precedenza un fallo di Beharevic su Di Nardo, mentre Freddy Radojkovic va a dare qualche indicazione a Jack Rovatin. Ci sarà una punizione dai 9 metri per il Trieste, il fallo di Jeliko Beharevic, terzino sinistro montenegrino, classe 82, storico giocatore del Fasano, anche se cresciuto nel vivaio del Lautzen, proprio come Mitrovic. Ha ripreso il match Rovatin, duetta con Mitrovic, si fa trovare Di Nardo, poi Radojkovic in palleggio, Mitrovic sale di intensità, l'attacco triestino, poi viene persa la palla dai biancorossi. Ancora fasi di stallo dopo 1 minuto e 50 di gioco, 1-0 in favore dell'Acqua e Sapone Fasano, difesa 6-0 anche per Trieste. Hjortembo scambia con il connazionale Jarstam, Hjortembo che non ha giocato bene in queste prime due partite, si fa parare il tiro da Postonia, riparte allora Trieste in contropiede, Rovatin vuole andare fino in fondo, va il tiro, c'è il fallo netto da parte di Filippo Angiolini, ci sarà
punizione dai 9 metri per Trieste, fallo nettissimo questo, niente da dire. Assolutamente, siamo ripartiti bene in seconda fase, prendo verso sinistra su Rovatin. Chiaro che se fosse riuscito prima del fallo di Angiolini a aprire sulla destra, avevamo la superiorità numerica con Mitrovic e Bratkovic e lì si poteva trovare la soluzione migliore. Brava, subito molto ermetica la difesa di Fasano, che sa dove andare a toccare i nostri attaccanti. Devo dire, fino adesso abbastanza una bella partita, vivace, bella partita. Dobbiamo sbloccarci. Eh sì, purtroppo questo ci è rimasto un po' della partita di Bolzano, questo gap dove non riusciamo tanto a uscire da queste un po' sabbie mobili, dove dobbiamo trovare qualche tiro, qualche gol un po' più facile e cercare di non perdere tanti palloni come è successo in precedenza. Difesa abbastanza alta quella del Fasano, Rovatin in salto per Mitrovic che viene spinto, non fischiano gli arbitri, continua l'attacco di Trieste, Rovatin sulla destra, ribalta per Radojkovic, la finta di passaggio, l'avvicinamento, il tiro parato dal portierone espertissimo Fovi, attenzione al contropiede di Fasano, palo. Riparte allora Trieste in superiorità numerica, può andare in transizione Radojkovic per Dapiran, stretto sulla linea laterale, c'è il fallo del numero 10 Sperti, ancora possesso Trieste, ora però con la difesa pugliese schierata. Centrale Radojkovic a far girare il pallone, si fa vedere Di Nardo, poi Rovatin che va ad attaccare gli spazi in ala per Dapiran che si fa parare da Fovio e allora riparte la squadra pugliese dell'Acqua e Sapone. Angiolini per il compagno di squadra Emiliano Franceschetti, pivot italo-argentino alla seconda stagione col Fasano, autore di 6 gol una settimana fa contro il Carpi, uno degli elementi più in forma a disposizione di coach Francesco Ancona. Sarà il tiro dai 9 metri per i pugliesi che conducono l'incontro dopo 4 minuti di gioco per 1-0 col gol in contropiede di Angiolini. Trieste invece non si è ancora sbloccato, una difesa molto chiusa per il momento quella pugliese. Hjortembo per Jarstam al centro, il terzo miglior marcatore del campionato la scorsa stagione, ha preso il palo e poi Postonia non riesce ad innestare il contropiede di Trieste, arriva un'altra palla persa, 4 minuti e mezzo, ancora 1-0 per il Fasano, passaggio al volo di Jarstam in ala sinistra, prova a liberarsi dell'uomo Angiolini e alla fine il fallo di Dapiran su Hjortembo, svedese di 23 anni, un jolly impiegabile sia come terzino che come centrale, ex Hammarby, club storico di Stoccolma, reduce dalla promozione nel massimo campionato svedese. Tanto continua l'offensiva bianco-blu. Sperti per Hjortembo, chiusa la difesa di Trieste, poi in qualche modo Postonia riesce a salvare il risultato e a tuffarsi, a tenere la palla in campo. Esulta la panchina di Trieste perché è stato un tuffo che ha concesso a Trieste di mantenere il possesso. Ora Mitrovic in mezzo al mucchio, c'è il fallo della difesa fasanese, due minuti per dovrebbe essere Sperti, i fischi, Franceschetti, 2 minuti a Franceschetti, quindi Trieste avrà ora l'extra player, sentite i fischi del pubblico di Chiarvola, qui decisione giusta da parte degli arbitri, Marco. Sì sì, a mio modo di vedere, vista da qui in alto, sembrava proprio che sull'uno contro uno di Mitrovic fosse andato con le mani in faccia e quindi con il regolamento che c'è, mani in faccia, sono subito 2 minuti, non c'è neanche la munizione, si passa subito alla sanzione più alta, che sono i 2 minuti di esclusione. Vedremo se ora il Trieste riuscirà ad approfittarne della superiorità numerica. Ha dato la carica, il salvataggio in tuffo di Thomas Postonia. Rovatin
sulla sinistra per Dapi, anche si fa parare il tiro da Fovio, la palla rimane di Trieste, Bratkovic la mantiene in campo, c'è stata la spinta di capitan Flavio Messina. Ricomincia ora il gioco, sempre 1-0 in favore del Fasano dopo 6 minuti abbondanti di gioco. Di Nardo per Mitrovic, Rovatin prova ad insinuarsi nella difesa di Trieste, gol, no, fuori, non è riuscito a bloccarla Vito Fovio. Parliamo di uno dei portieri più vincenti della pallamano italiana, la sua carta d'identità dice 42, ma il suo palmares 10 scudetti conquistati in una carriera magistrale, è riuscito in due tempi a salvare la propria porta sull'ultimo tiro triestino, che quindi biancorossi ancora a zero, si sbloccano ora con il gol di Pernic che era entrato poc'anzi, inserito da Freddy Radojković, 1-1 con il Fasano che aveva lasciato la porta sguarnita. Trieste ne ha approfittato, 1-1. Gran gol, grande astuzia di Pernic, proprio anche, forse un po' a freddo, però questo discorso di quando c'è il giocatore in meno di giocare senza il portiere, col cambio con il giocatore di movimento, è chiaro che mette a rischio un po' chiaramente l'attacco, perché come in questo caso se prendi una palla è subito facile per l'attacco, per la difesa passare alla fase di attacco e segnare. Direi che è una partita per adesso con pochi gol, una partita dove sono passati 7 minuti e mezzo e siamo appena uno pari, però dove le difese stanno predominando e dove veramente in questo momento i due portieri, Postonia per noi e Fovio, stanno facendo un po' la differenza. Sicuramente protagoniste le difese in questi primi 7 minuti e 40 di gioco, un solo gol per parte, Angiolini da una parte, Alex Pernic per Trieste, triestino Doc che pur avendone state offerte anche dall'estero ha scelto di rimanere a Trieste firmando con un triennale. Intanto il fallo di Bratkovic su numero 7 ospite, il tiro fuori, riparte Trieste con gli arbitri che richiamano Postonia affinché effettui la rimessa correttamente, mentre entra Pagano, Robertino Pagano, uno dei nuovi innesti di Trieste, argentino con passaporto italiano che arriva da una stagione in Spagna col Bolanos, ma in passato ha vestito le maglie proprio del Fasano oltre che dei Merano e Brixen, dunque un profondo conoscitore del campionato italiano. Pagano, uno degli ex della partita, non va a segnare, ma c'è il fallo e il rigore per Trieste, voleva lo sfondamento Sperti e invece gli arbitri decretano il cartellino giallo. Qui siamo nel regno del molto difficile, passami il termine, nel senso che tra fischiare sfondamento e fischiare rigore e in questo caso ammonizione il lasso è molto breve, perché se Sperti come in questo caso abbiamo di vedere aveva i piedi sulla riga è chiaro che fa invasione, quindi è giusto il rigore. Per fortuna Mitrovic lo segna nonostante i 3 rigori sbagliati a Bolzano, però dico la differenza è molto limitata e quindi direi qui gli arbitri incidono molto in questo tipo di decisioni. Abbiamo visto il gol su rigore di Nicola Mitrovic, terzino destro serbo classe 93, lui a firmare il primo vantaggio per i biancorossi dopo 9 minuti e 40 di gioco. Trieste 2 Fasano 1, Jarstam con la palla schiacciata in mezzo per Sperti, c'è il cartellino giallo anche per Trieste combinato proprio a Robertino Pagano, 5 gol la scorsa settimana per lui nell'esordio a Bolzano. Intanto Iortembo per Angiolini, ancora il tiro e il gol da parte del numero 25 Simon Iortembo, che aveva un po' deluso nelle prime due giornate, si è sbloccato per lui il primo gol in maglia bianco-blu, 2-2 il punteggio, attacca ora Trieste, si rialza
Radojkovic in area, c'è il tiro dai 9 metri per Trieste, fallo di Jortembo, già battuta la punizione, Radojkovic per Pagano, ora è proprio Jan Radojkovic a dare qualche indicazione ai propri compagni per quanto concerne il posizionamento, mentre la difesa fasanese è sempre molto chiusa, compatta. C'è l'infrazione da parte di Trieste, attenzione al contropiede fasanese, Postonia riesce ad intercettare il passaggio diretto a Sperti. Trieste ora in superiorità numerica, vedremo se andrà il tiro veloce. Mitrovic per Bratkovic, dalla destra trova il secondo palo, gol di Bratkovic, vantaggio Trieste. Alla Bardati 3, Pugliesi 2. Gran gol di Bratkovic, ma gran creazione da parte di Dapiran, partendo da Piran della superiorità numerica con un scalare bellissimo, e Mitrovic, nonostante il fallo, il tentativo di fallo da parte della difesa del Fasano, è riuscito a darla a Bratkovic, che ha tirato molto bene sul secondo palo, veramente un gran gol e soprattutto un gioco veramente corale da parte di tutta la squadra, che ha portato al tiro di Bratkovic, ma veramente giocata veramente bene da parte di tutta la squadra. La transizione ora da parte dell'Acqua e Sapone, sotto di una rete dopo 12 minuti di gioco. Sperti sulla destra prova alcune finte su Radojkovic, Postonia dice di no. Perniston in panchina, c'è Di Nardo libero al centro, ma Bratkovic va a segnare il secondo tiro consecutivo ed è anche il doppio vantaggio per Trieste, che passa sul 4-2. Adam Bratkovic, il secondo miglior marcatore di Trieste nell'altra stagione, la scorsa stagione, chiaramente confermato uno dei capisaldi di questa squadra. Sta vivendo un momento di blackout fasano con Jortembo che si fa murare il tiro da Di Nardo. Sarà ancora possesso bianco-blu. Rimessa eseguita da Sperti. Poi Jarstam. Aggressivo Bratkovic. Su Angiolini. Ancora Jortembo. In qualche modo Fasano al centro per Franceschetti che non realizza, attenzione cartellino giallo per Pernic, ammonizione dunque per Alex Pernic, autore del primo gol per i triestini, che conducono per 4-2 dopo 13 minuti e mezzo di gioco. Gran gol, di gran passaggio di Jalstram a Franceschetti, veramente si è visto veramente una grande azione sull'ista, 4-3. Sì, era il gol di Franceschetti, però veramente Jalstram l'ha trovato in mezzo a un nugolo di mani, l'ha trovato libero, veramente questo è proprio a livello di palle a mano, proprio una gran cosa da vedere. Devo dire che Trieste comunque c'è, perché fino adesso veramente stiamo giocando veramente una gran partita con Bratkovic che sta facendo il mattatore, proprio sta dando veramente ampio spazio al suo repertorio e veramente stiamo assistendo a una gran partita di Bratkovic. Devo dire la verità, Trieste in questo momento con una squadra, contro una squadra veramente forte, perché Fasano veramente si sta dimostrando osso ostico, sta veramente giocando una gran partita. E Fasano lì in angolo si sta dimenticando di un certo Adam Bratkovic, 3 tiri, 3 gol per lo sloveno, cresciuto nel vivaio delle Koper alla sua seconda stagione in maglia biancorossa, prima invece l'esperienza nel campionato francese. Ora il gol all'incrocio per Fasano che si porta sul meno 1, 5-4 il punteggio quando ci avviciniamo al giro di boa del primo tempo. Fallo di sfondamento di Mitrovic, poi gli arbitri che fermano il gioco, si lamenta la panchina pugliese con Fasano che stava già volando in contropiede, gli arbitri hanno fatto ribattere, sentono fin qua le proteste di coach Ancona. 5-4 il punteggio dopo 15 minuti esatti di gioco, direi che
Marco, dopo una prima fase in cui hanno le difese sono state protagoniste del match, adesso gli attacchi hanno cominciato ad ingranare. Hanno cominciato a girare, comincia a girare Jalstrand, comincia a girare Angiolini da questa parte, noi con Bratkovic, però con un gioco forse più corale, meno solista, riusciamo a trovare delle azioni veramente pericolose. Devo dire la verità, Fasano non mi stupisce perché so la forza e la volontà di Fasano, in questa, della forza storica che ha Fasano, e si sta dimostrando per quello che è, una squadra ostica. Trieste mi fece, la vedo sul pezzo, ben registrata in difesa, veramente in attacco non c'è. Sì, Bratkovic sicuramente ha concluso alla grande le ultime tre azioni, ma costruite da un po' da tutto il gruppo squadra. Ostilità riprese sul 5-4 in favore del Trieste. Iortembo duetta con Angiolini, che chiama in causa Sperti, poi Angiolini contro Robertino Pagano, si va sulla destra, poi sulla sinistra, ancora con Angiolini, la virata e il gol da parte del numero 7 Filippo Angiolini. Attenzione, fuori due minuti Alex Pernic, che dopo essere ammonito, essere stato ammonito, si prende anche questi due minuti che lasciano Trieste ora in inferiorità numerica. 5-5, giusti due minuti, perché sulla giravolta di Angiolini si è trovato un po' in ritardo, ha dovuto chiudere alzando un po' le mani, giusti due minuti a Pernic. Adesso siamo con un attacco in meno, anche noi usiamo la tattica di cambiare il portiere inserendo un giocatore di campo. È chiaro che è rischiosa, però ti permette di giocare in 6 contro 6 in sostanza. Allora 6 contro 6 ma senza portiere il Trieste. Pagano pesca Di Nardo sulla linea dei 6 metri e ci sarà il tiro dai 7 metri assieme all'ammonizione per dovrebbe essere Angiolini il giocatore ammonito, mentre sarà di nuovo Nicola Mitrovic sulla linea dei 7 metri a sfidare Vito Fovio. Ancora il gol da parte di Mitrovic che riporta Trieste in vantaggio 6-5. Bello, perché in inferiorità numerica, ovvio, giocando secondo sei rischiando, però trovare un gol così è importante, ci dà coraggio, ci dà forza. Adesso dobbiamo affrontare questa difesa un uomo in meno, però vi ripeto, siamo sul pezzo, stiamo chiudendo molto bene Sperti, che è il miglior marcatore dopo queste due prime giornate di campionato. Lo stiamo chiudendo, lo stiamo imitando molto bene. Sicuramente abbiamo, ecco, vedi, Angiolini è già a 3 gol, sicuramente è il giocatore da stare più attento. Ovvio che giocando con vicino Jastram ti rende proprio la vita un po' più facile, però Angiolini sta veramente giocando molto bene. Eh sì, non a caso da qualche anno nel giro anche della nazionale maggiore, Angiolini autore di 3 gol in questi primi 17 minuti del match tra il Trieste e il Fasano. 3 gol per Angiolini da una parte, 3 per Bratkovic dall'altra. Attacca ora il Trieste. Radojkovic per Pagano, riceve Mitrovic sulla destra per Bratkovic, ma è tutto chiuso. Allora Pagano in due tempi si alza il braccio del passivo, deve andare al tiro veloce. Radojkovic per Pagano, forse il fallo su di lui nel mucchio, sarà il tiro dai 9 metri. Mentre gli arbitri chiedono ancora che il parquet venga pulito, ma è sotto passivo Trieste, che quindi dovrà andare ad un tiro veloce. Vedremo ora lo schema dei triestini. Ma sicuramente si penso che proteggeremo il tiro di Mitrovic, visto che ci mancano 3 passaggi per finire il passivo. Un'azione, 2 minuti. Dovrebbe essere 2 minuti, esatto. 2 minuti per Fasano proprio all'ultimo passaggio. Trieste era sotto passivo, aveva quasi perso palla con Mitrovic e Radojkovic, che non avevano trovato il pertugio per provare un tiro dalla distanza. Il fallo poi netto su Trieste, con gli arbitri che hanno dato 2 minuti a Filippo Angiolini, l'uomo più in forma per il momento dei pugliesi. E quindi riparte il match per Trieste, che adesso
non è più sotto passivo come da regolamento, ma può andare all'azione ragionata con Radojkovic a fare da metronomo nell'attacco triestino. Un passaggio sprecato però da Robertino Pagano, intercettato da Sperti. Un po' troppe palle perse dal Trieste in questo primo tempo. Va anche detto però che si sta trovando davanti a una difesa coi fiocchi. Sì, una difesa coi fiocchi, però questa palla andava sfruttata meglio, cioè superiorità numerica, un passaggio a 10 metri dal terzino ali è un po' difficile, Sperti, un giocatore esperto, e quindi si poteva trovare una superiorità numerica in maniera diversa. È chiaro che adesso dobbiamo stringere le maglie in difesa proprio per cercare, visto che siamo in superiorità numerica, una palla è... Questo è un po' di sfortuna. Anche fortunato il Fasano qua. Fortunato, anche in questo caso è fortunato. Sfortuna nostra, fortuna loro, proprio perché hanno trovato questo passaggio, questo di rimpaglio così. Però adesso che siamo in superiorità numerica dobbiamo cercare un'azione abbastanza pulita proprio per riuscire a trovare un gol che ci permetta di pareggiare. E con questo gol torna in vantaggio la squadra ospite dell'Acque Sapone Fasano. 6-7 il punteggio dopo 19 minuti qui al Palachiarvola. C'è Nocelli ora in campo per il Trieste. Da Piran, Pagano, Mitrovic, dalle retrovie Bratkovic, da lì ha segnato tre gol. Questa volta si chiude la difesa del Fasano. Allora Pagano per Mitrovic con la finta, il passaggio ancora all'italo argentino, il tiro sotto le gambe di Vito Fovio, il primo gol del match per Robertino Pagano e anche il pareggio di Trieste, 7 pari. Gran gol di Robertino Pagano in uno contro uno, in scavalcamento veramente di potenza, astuzia e tutto. Robertino è un giocatore veramente che è stato preso proprio per al di là dei meriti sicuramente tecnici che ha, proprio per la grinta che ha, e si l'ha già dimostrato nella prima partita, da una partita sicuramente pessima per noi sotto il punto di vista del risultato, ma anche un po' del gioco. Lui si è elevato a miglior giocatore della nostra squadra sostanzialmente. Il professore Pagano, che oltre a giocare a pallamano appunto è anche professore di educazione fisica e studente in marketing digitale presso l'Università di Cordoba. Suo il gol del pareggio per Trieste, mentre vediamo l'attacco del Fasano con Jarlstam, il capocannoniere della scorsa stagione per il Fasano, mentre Possogna qui si fa sorprendere dalla bombarda del numero 8 Simone Angeloni, primo gol per lui nel match, mentre va per le terre di Nardo, continua il gioco 7-8 in favore della compagine pugliese. Si scaldano gli animi in campo, infatti ferma il gioco il duo arbitrale mentre i giocatori di Trieste tornano in panchina, perché Freddy Radojkovic continua con la sua girandola di cambi, fuori Di Nardo e da Piran, dentro Pernic che ha finito la sua esclusione per 2 minuti, e capitan Visintin, oltre 610 presenze in maglia biancorossa. Visintin che è un monumento vero e proprio per Trieste, capitano e bandiera del club. Lui c'era quando Trieste ha vinto l'ultimo scudetto nel 2002, allora era un ragazzino, adesso fa da chioccia per i giovani virgulti biancorossi che provano ad emergere appunto nella massima serie. Andiamo a seguire l'azione di Nocelli in sospensione, subisce la spinta del terzino montenegrino Beharevic. Continua l'attacco di Trieste sotto di un gol. Nocelli, Pagano dalla distanza, Fovio sulla traiettoria, e allora il passaggio baseball in contropiede che va a lanciare il numero 14 capitano Messina. 7-9 il punteggio dopo 21 minuti e 40 di gioco. C'è il primo time out della gara voluto da coach Freddy Radojkovic, piccolo parziale di 3-0 in favore del Fasano, ultimo gol segnato dal capitano dei pugliesi.
su di lui c'è un episodio da raccontare. Nella finale scudetto del 2018, al terzo minuto, ha preso una forte ginocchiata, lui voleva a tutti i costi finire la partita, vinse quella finale con una gran prestazione, da capitano alzò la coppa, poi negli spogliatoi svenne immediatamente, rischiò la vita perché fu subito ricoverato d'urgenza alla milza e al polmone, forato dalla costola. 3 mesi dopo però Marco scalpitava già Flavio Messina per cominciare la preparazione della nuova stagione. Tutto questo ci fa capire chi è Flavio Messina e quanto ci tenga, insomma, a questo sport, alla pallamano. Flavio è un giocatore che conosco ancora ai tempi che giocavo anch'io e così, però è sempre stato un gladiatore, un vero esempio, e di averne di giocatori così in giro per l'Italia che danno l'esempio alle giovani generazioni di quello che vuol dire la passione, l'abnegazione verso questo sport che ti muove, insomma, è veramente stato un esempio. Quell'episodio me lo ricordo benissimo, ha vinto lo scudetto e poi è andato a farsi operare, ma è stato veramente, ripeto, eccezionale, ed eccezionale la sua carriera. Detto questo, noi adesso Freddy ha fatto bene a chiamare time out, perché dopo questo partito di 3-0 dobbiamo rientrare velocemente in partita. Ha fatto abbastanza una girandola di cambi, è entrato Pagano, come hai detto bene tu, è entrato Nocelli, è entrato Visentin, e stiamo cambiando abbastanza per trovare la giusta alchimia, la giusta chimica di squadra. Speriamo che la troviamo alla svelta, perché non possiamo permettere a Fasano di allontanarci troppo e di prendere un break troppo decisivo. È proprio Nocelli, prima autore di un fallo di sfondamento, poi è stato lui a recuperare il pallone con Trieste, che adesso condurrà l'offensiva sotto di 2 reti, 7-9, con il parziale aperto di 3-0 in favore della squadra ospite, Acque Sapone Fasano. Fa girare la palla i giocatori biancorossi, Pagano cerca Pernic al centro, fuori per Nocelli, si chiude ancora la difesa bianco-blu, poi Pagano in salto in 2 tempi, va a segnare il gol, ma viene annullato il gol di Pagano, proteste in campo. Ma direi che, visto l'azione, poteva esserci i passi, ma allora sono 2 minuti. E invece non ha dato 2 minuti a nessuno, però se giustamente annulli il gol devi dare 2 minuti in questa situazione. Non la puoi... palla resta a Trieste. Sì, resta a Trieste, ma poteva essere il gol, non l'hai dato, può esserci l'infrazione di passi di Pagano col fallo, ma a questo punto, visto che il braccio era preso da dietro, devono esserci almeno i 2 minuti. Sì, scelta dubbia questa da parte delle giacchette grigie. Anche perché l'altro arbitro di campo aveva convalidato il gol. Eh sì. E invece gol annullato per Pagano, resta sotto di 2 reti Trieste, il 23esimo minuto, 7-9, Mitrovic, Nocelli con la finta di direzione, poi l'incomprensione con il compagno Mitrovic, e allora un'altra palla persa, sponda biancorossa. Trestini ora in difesa, sempre 6-0, con Postoni a difendere i pali della porta giuliana. C'è un'altra interruzione, perché molto scivoloso questa sera. Partita tuttavia accesa, vibrante, equilibrata. Insomma, si percepisce che queste sono, Marco, 2 formazioni che vogliono dire la propria in questo campionato. Ma indubbiamente sono la lotta per i 4 posti. Sarà molto molto accesa, al di là di Conversano che è una corazzata insieme forse a Sassari per gli altri 2 posti, ci sono veramente una pletora di squadre veramente decise ad accaparrarseli. Sicuramente Trieste e Fasano sono 2 di questi, indubbiamente. Attenzione, perché arriva il 4° gol consecutivo del Fasano, questa volta per mano dello svedese Jortembo, è il 2° gol nella serata, mentre c'è stata un'ulteriore palla persa per Trieste. Ora i 2 minuti per protesta assegnati a Pagano. Attenzione, gol annullato. Trieste sotto di 3 reti, 7-10 il punteggio, con gli arbitri che hanno deciso per l'infrazione triestina. E poi Pagano va in panchina, 2 minuti di esclusione per lui. Momento difficile per i biancorossi in questo momento.
molto difficile, c'è un break aperto da Fasano, non siamo riusciti ancora a bloccarlo. Su questa decisione non so se ha detto qualcosa Robertino agli arbitri, ma se, forse perché non ha appoggiato la palla per terra ma ha tirato, ma il fischio era conseguente al tiro, quindi se fosse quella la motivazione veramente è abbastanza dubbio. Detto questo, Fasano non sta rubando niente, siamo noi che siamo un po' troppo avulsi dal nostro gioco, sia in attacco sia in questo caso in difesa. E qui è Franceschetti, l'autore del gol, pivot italo-argentino, porta a più 4 i pugliesi. Attenzione, parziale di 5-0 in favore dei bianco-blu. Blackout per Trieste. Nocelli dà qualche indicazione ai suoi compagni. In campo per Trieste ci sono Visentin, Rovatin, Nocelli, Pernic, Mitrovic e Bratkovic. Un Trieste che gioca senza portiere in questo momento. Rovatin prova ad insinuarsi nella difesa bianco-blu, ma è un mucchio chiuso quello di Coach Ancona, mentre c'è l'ennesima interruzione del match per andare ad asciugare il parquet, con tutte queste interruzioni che interrompono anche il ritmo partita, Marco. Sì, diciamo che l'interruzione forse giova più a noi che a Fasano, che sta macinando gioco e gol. È chiaro che probabilmente il campo oggi sia particolarmente caldo qua a Trieste, sicuramente si suda e chiaramente va asciugato. Però dico che Trieste forse ancora sulla falsa riga della partita di Bolzano non sta ancora esprimendo il suo potenziale. Rovatin, Mitrovic ancora lontanissimo dalla linea dei 6 metri. Il contatto con la difesa bianco-blu, palla persa da Rovatin, contropiede 3 contro 2, poi Sperti, ma non viene assegnato il gol, è entrato in area Sperti e quindi Trieste già dall'altra parte. Nocelli per Pernic, ma abbiamo visto non appena i giocatori triestini entrano nell'area dei 9 metri, c'è il raddoppio pugliese con anche una discreta dose di fisicità da parte della squadra fasanese, che non subisce gol ormai da 8 minuti abbondanti. Mentre Trieste fa toccare la palla a tutti i suoi effettivi, vediamo Visentin andare per le terre, la bombarda di Mitrovic per porre fine a questo blackout triestino, meno 3, 8-11, ci voleva questo tiro, questo gol per la causa biancorossa. Ed ora il time out viene chiamato dalla squadra ospite, viene chiamato da coach Francesco Ancona. Gol importante, dicevamo, quello di Nicola Mitrovic, uno dei giocatori arrivato quest'estate a Trieste, elemento che peraltro ha subito anche un piccolo infortunio in pre-season alla caviglia, ma il problema sembra essere definitivamente risolto. Un atleta di spessore nello scacchiere triestino. Trieste che comunque ha cominciato in salita questo match contro un avversario tosto, lo si è visto fin dalle prime battute. Dopo 26 minuti e mezzo di gioco, Fasano 11, Trieste 8. Chiaro, il gol di Mitrovic è stato importantissimo, intanto il suo primo gol su azione, ma direi che almeno ha interrotto l'egemonia di Fasano. Adesso noi dobbiamo chiudere tutte le maglie, è entrato anche Aldini a dar manforte in difesa, sicuramente un giocatore giovane della generazione di Rovatin del 2002, preso proprio per le sue spiccate doti difensive. È chiaro che in questo momento dobbiamo chiudere un po' tutte le maglie, non c'è, è entrato anche Angiolini, c'è Jastram, Angeloni a destra. Sperti fino adesso l'abbiamo limitato abbastanza bene, direi che dobbiamo trovare, abbiamo cambiato un po' difesa, siamo passati a una 5-1 aggressiva sugli Alstram, questo potrebbe essere una buona mossa da parte di Radojkovic proprio per cercare di limitare il gioco d'attacco e la manovra del Fasano. 3 sono i minuti che ci separano dalla pausa lunga, 3 sono anche le reti di distanza tra le due squadre. C'è il recupero però di Capitan Visentin che lancia Rovatin, contropiede, tiro schiacciato, nulla può Vito Fovio. Trieste si riporta a meno 2, esulta il pubblico del Palla Chiarbola.
importante, intanto, come hai detto bene tu, giocare davanti al tuo pubblico dopo più di un anno di assenza è tutta un'altra musica, anche se limitato negli accessi, però sicuramente è importante. È chiaro che questa difesa che adesso ha adottato Radojkovic è importante proprio perché ci ha escludendo un po' dal gioco d'attacco gli Alstram. È chiaro che Angiolini e Angeloni, le due ali, devono giocare un po' di più e ti permette magari di intercettare, come in questo caso, una palla con Visentin e correre in contropiede. Dobbiamo fare della seconda fase sicuramente la nostra arma migliore, perché ha di attacco contro difesa schierata. Fasano ha dimostrato di essere veramente buono. Sembra essere uscita al momento difficile Trieste con i gol di Mitrovic e poi il contropiede di Rovatin. Ora ancora un'opportunità per Trieste in transizione. Nocelli si fa sporcare il passaggio, alla fine Bratkovic in sacca e sono tre reti consecutive per Trieste, che torna ad una sola rete di distanza dal Fasano. Attenzione, uomo a terra per i pugliesi, sembra essere, non essere nulla di grave per Filippo Angiolini, che era rimasto per terra in area. Contropiede in superiorità numerica, ben sfruttato dalla squadra di Freddy Radojkovic, anche galvanizzata appunto dal proprio pubblico che finalmente torna a sedere e a tifare in un tempio della pallamano come quello del Palachiarvola. 10-11 il punteggio, due minuti abbondanti da giocare in questo primo tempo. Alta ora la difesa 5-1 di Trieste, con Rovatin a marcare il centrale. La parata col piede di Thomas Postonia, l'apertura per Nocelli ed ora accompagna l'attacco Postonia. L'applauso anche per il portiere tornato a Trieste dopo un paio di stagioni in Slovenia. 28 minuti e 20 secondi, Trieste è tornata a meno 1 con tre gol consecutivi. Ed ora sentite il pubblico. Hrovatin, Mitrovic, Nocelli, la finta nella sinistra, il tiro parato da Fovio, poi la palla viene raccolta da Emiliano Franceschetti. Può ripartire Fasano, non riesce nell'intento del pareggio Trieste. Ora il tiro schiacciato sul secondo palo da parte di Angeloni, non va a buon fine. L'apertura però di Postonia non trova il compagno. Occasione sprecata sicuramente questa per Trieste, con il match che entra nell'ultimo minuto del primo tempo. Un primo tempo sicuramente equilibrato. Franceschetti, Jarstam, marcato da Aldini. Poi Angeloni. Chiuso da Bratkovic, c'è il fallo dello sloveno. 9 metri, non è d'accordo Bratkovic con la decisione arbitrale. 30 secondi alla fine del primo tempo, Fasano più 1, 10-11. Jarstam per Jortembo, ancora lo svedese per Angeloni e poi la palla persa da Fasano. Grande difesa qui di Nocelli e Aldini. 13 secondi. Sarà di Trieste l'ultimo tiro. 8 secondi. Bratkovic in salto per Rovatin. Prova il tiro a sorpresa. Il gol è schiacciato. Sorpreso Vito Fovio. E allora Trieste chiude in perfetta parità i primi 30 minuti. 11 pari dopo che Fasano era volata addirittura sul più 4, dal 11-7 per Fasano all'11 pari. Trieste ha chiuso con gli huevos in questa ultima parte del primo tempo. Noi diamo spazio alla pubblicità, poi torneremo per commentare questi primi 30 minuti e per raccontarvi i secondi 30 minuti tra Trieste e Junior Fasano.
Rieccoci dal Palio Chiarbola, qui Sebastian Romano, primo tempo sfavillante, dopo i 30 minuti perfetta parità, 11 pari il punteggio tra Pallamano Trieste e Junior Fasano, con un break contro break nella finale del primo tempo. La squadra pugliese si era infatti portata dal 7 a 6 per Trieste all'11 a 7 appunto in favore dei pugliesi, e poi Trieste invece ha chiuso il primo tempo con 4 gol consecutivi, l'ultimo segnato da Jack Rovatin. 11 pari quindi, questo il punteggio col quale si comincia questo secondo tempo al Palachiarbola, finalmente con una cornice di pubblico che sicuramente aiuta i colori biancorossi. 3 gol finora per Adam Bratkovic, come 3 sono i gol anche di Angelini. Va il tiro proprio in questo momento, c'è Postogna a dire di no, la parata a pelle d'orso di Thomas Postogna, il contropiede di Bratkovic sulla destra, c'è il gol di Adam Bratkovic, e attenzione, l'esclusione per 2 minuti al numero 25 Hjortembo, lo straniero svedese arrivato quest'anno tra le file del Fasano. 2 minuti per lui per questo fallo netto su Adam Bratkovic, quindi Trieste che potrà anche giovare della superiorità numerica oltre che del vantaggio ora di una rete. Grande parata di Postogna, questo è il nostro gioco che dobbiamo esprimere, ovvero la seconda, prima e seconda fase di attacco. Bellissima la parata, ottimo recupero di Radojkovic e il lancio di 30 metri alla volta di Radojkovic, che ha segnato, e anche riuscendo a prendere agli Ostrembo 2 minuti, quindi giochiamo con la superiorità numerica anche se loro cambiano il portiere, però questo è pericoloso per noi. Pugliese è un giocatore che primo tempo non ha giocato, anche lui generazione di millennials del Fasano, gol importante appena entrato a freddo così da 9 metri contro Postogna, veramente un bel gol importante per Fasano, però noi siamo la superiorità numerica, dobbiamo riuscire assolutamente a farla fruttare. 12 pari firmato da Davide Pugliese, terzino destro col numero 11. Andiamo a seguire l'attacco di Trieste, bel passaggio di Nocelli per Radojkovic che si fa ipnotizzare da Vito Fovio, fasanese di nascita, il portierone pugliese che ha cominciato proprio con Fasano a giocare a pallamano, società che ha portato dalla terza serie fino alla Serie A, poi giocato con Conversano, Casarano, Noci, Bolzano prima di ritornare nella sua Fasano dove ha vinto 3 dei suoi 10 scudetti. Vito Fovio che adesso è in panchina, gioca senza portiere Fasano, c'è il fallo di Bratkovic sul numero 18 Emiliano Franceschetti, tiro dai 9 metri per i bianco-blu dopo 2 minuti e 25 di gioco. Jastam non va alla conclusione, Angelini prova a guardare lo specchio della porta, trafiggere Thomas Postogna, si arrabbia Thomas per essere stato sorpreso. Fasano riesce a segnare in inferiorità numerica, esulta infatti la panchina pugliese dove dette i ritmi coach Francesco Ancona. Si arrabbia invece Freddy Radojkovic per questa ingenuità, troppo spazio concesso in difesa alla squadra pugliese che ne ha approfittato, si è portato ora avanti di una rete, 12-13. Bella rete di Angelini che si presenta già con 4 gol al suo attivo, giocata bene in uno contro uno, si è alzato da 8-9 metri, ha siglato, ingenuità come hai detto bene tu di Nardo, perché a quel punto poteva lasciarlo tirare senza prendere i 2 minuti, e siamo costretti a far uscire Postogna, entra Perni, ci giocheremo 6 contro 6 ma con la porta sguarnita. Approfittiamo di questo breve momento di stallo per guardare i risultati degli altri campi velocemente. Conversano, Cassano, Masnago 20-15, Secchi Rubiera, Team Network Albatro 26-25 e Carpi contro il Perimerano 32-33. Questi match già finiti, nel frattempo un fallo che
sancisce un'altra esclusione per due minuti. Questa volta Dele Fasano tornerà, si prende i due minuti il numero 23, terzino montenegrino Jeliko Beharevic e Mitrovic sulla linea dei 7 metri a sfidare Vito Forio. Mitrovic contro Fovio, 2 su 2 per il momento per Nikola Mitrovic, il serbio qualche finta, il gol con il pallone che toglie le ragnatele dal 7, 13 pari dopo 3 minuti di gioco. Con ora Jalstam che rientra in campo, Trieste in difesa con soli 5 uomini, la finta di Angelini, Jalstam e il tiro dello svedese Jalstam, la scorsa stagione secondo capocannoniere, secondo soltanto a Turković. 13-14 il punteggio, nuovamente a segno la squadra di coach Ancona. Jalstam, centrale svedese impiegabile anche come terzino, mancino letale. Assolutamente, ma qui è un po' lacunosa la nostra difesa, perché sapendo della potenza e del tiro che, di cui possiede Jalstam, dovevamo uscire un po' di più. Gran gol di Pagano. La frustata di Robertino Pagano a scuotere gli animi per Trieste dopo 4 minuti in questo secondo tempo. Nuova perfetta parità, quota 14. Pagano risponde a Jalstam con un tiro della potenza simile. Non ha potuto far nulla a Fovio, che ora va in panchina per concedere un uomo in più in attacco al Fasano. La difesa alta da parte di Bratkovic, Angelini prova a cercare il compagno libero, il ribaltamento di Jalstam per Sperti che non sbaglia, andando ad insaccare sul secondo palo la porta alla difesa da Postonia. Nuovo vantaggio pugliese, Trieste 14, Junior Fasano 15. Adesso gli attacchi stanno trovando con costanza la via del gol. Trieste prova ad andare all'azione ragionata, la finta di Mitrovic, l'appoggio a Radojkovic, poi Bratkovic non trova lo spazio. Allora Pagano, autore dell'ultimo gol per i triestini, un paio di finte, il passaggio sotto a Di Nardo che viene cinturato da Sperti. Qui c'erano gli estremi per l'esclusione dei due minuti, soltanto tiro dai 9 metri per Trieste, già battuto da Di Nardo, confermato nel roster triestino. Radojkovic a smistare il pallone a destra e a sinistra, Mitrovic in salto ancora per il centrale Jan Radojkovic e poi il tiro che prova a sorprendere Fovio, che invece riesce a parare con il piedone. Resta avanti di uno la Junior Fasano dopo 6 minuti di gioco. Ci sarà da sudare, Marco. Ci sarà tanto da sudare oggi. Ci sono ancora 25 minuti veramente di puro sudore e fatica, perché veramente Fasano non è venuta qui assolutamente per prendere, è venuto qui per prendersi 2 punti. E noi stiamo giocando bene abbastanza, con qualche lacuna, però veramente siamo sul pezzo e ci sarà ancora tanto da sudare. È un osso duro Junior Fasano, ricordiamo 2 vittorie in altrettanti incontri in questo incipit di Serie A Beretta 2021-2022, anche se Fasano ha avuto un inizio di campionato sicuramente più facile di Trieste, avendo affrontato subito le due neopromosse Carpi e Secchia Rubiera. Trieste invece nel primo turno ha riposato, poi trasferta complicata in quel di Bolzano e ora subito un big match in casa contro il Fasano, che adesso gioverà di un tiro dai 7 metri. Jalstam pronto ad effettuarlo, mancino scandino al secondo anno in Italia col Fasano, cresciuto nel Lindesberg. Ci sarà
il faccia a faccia con Tomas Postonia. E questo rigore potrebbe riportare a due reti di vantaggio il Fasano, mentre nuovamente si deve andare ad asciugare il campo Albin Jarstam contro Tomas Postonia. Jarstam si fa ipnotizzare da Tomas Postonia, che esulta, come esulta il pubblico del Palachiarvola. Tira giù la saracinesca Tomas Postonia. E allora Trieste resta sotto di una sola lunghezza quando sono trascorsi 7 minuti abbondanti in questo secondo tempo. C'è Rovatin ora in centro per Trieste, Jack Rovatin che ha ormai entrato in pianta stabile nella nazionale under 19, l'abbiamo visto quest'estate in maglia azzurra. Attenzione a Mitrovic, il passaggio per Bratkovic, il passaggio intercettato col piede dal Fasano. Due minuti per il assegnato il numero 14, il capitano di Fasano Flavio Messina. Due minuti e quindi ancora superiorità numerica per Trieste. Passaggio intercettato col piede, giusto, perché è stato volontario, non è stato casuale, ha allungato la gamba e quindi due minuti, se no avrebbe dato vantaggio l'arbitro e Bratkovic era già dentro, praticamente pronto per il tiro contro Fovio. Giusta scelta, ripeto, il rigore prima di Jarstam ben parato da Postonia, un po' generoso da parte della coppia arbitrale a mio avviso. Andiamo a seguire l'attacco dei Giuliani, fa girare la palla la squadra di Freddy Radojkovic con Dapiran che non si è ancora sbloccato, come non è andato al gol la scorsa settimana a Bolzano. Va invece a bucare la rete nuovamente Nicola Mitrovic, il tiro è schiacciato, insaccato, vale il nuovo pareggio, 15 pari al 38esimo minuto, perfetta parità e perfetto equilibrio qui a Chiarvola con Fasano e Trieste che se la stanno giocando a viso aperto. Ricordiamo squadre che ambiscono entrambe ad una posizione nei playoff, ovvero tra le prime quattro. Bel passaggio di no look di Angelini per Jortembo, stavolta nulla può Tomas Postonia e allora torna in vantaggio Fasano. Passaggio no look dietro la schiena di Angelini per Jortembo e qui vediamo il talento e la classe degli uomini di coach Ancona. Il passaggio di Pagano per Dapiran, attenzione, palla persa da parte di Trieste con Dapiran che è andato per le terre, il pallone viene affidato ai bianco-blu. Dubbio, come dicevamo prima, l'azione dove abbiamo preso rigore con Sperti in area, lì non è molto netta la linea di differenza tra un sfondamento e un rigore. Qua mi sembrava che Sperti fosse in movimento e quindi era più giusto forse il rigore, però una decisione, ripeto, molto soggettiva a discrezione degli arbitri. È stato infatti fischiato a sfondamento a Dapiran e ora la parata di Postonia, c'è stato però prima il fallo di Jack Rovatin su il numero 11 Davide Pugliese. Può ripartire allora Junior Fasano con Angelini al centro, braccato da Di Nardo, altro fallo ed ora salgono i decibel anche sugli spalti del Palachiarvola. 10 i minuti trascorsi in questo secondo tempo, 15 i gol segnati da Trieste, 16 quelli dal Fasano. Si va nuovamente ad asciugare il parquet, mentre prima commentavamo la terza vittoria del Conversano ai danni del Cassano Magnago, mentre Secchi Rubiera trova la sua prima vittoria nella massima serie, un solo gol di vantaggio in una sfida a salvezza contro il Siracusa 26-25. Carpi invece non ce la fa, attenzione al contropiede di Bratkovic contro Fovio, il gol di Adam Bratkovic ed è il quinto gol di Bratkovic, il 16esimo per Trieste che agguanta nuovamente il pareggio. Gol da una parte e gol dall'altra, sentiamo ora i cori del tifo
biancorosso. Non ha fallito l'appuntamento con il gol Adam Bratkovic alla sua seconda stagione in maglia biancorossa. Ora il giro palla di Jarstam per Pugliese. C'è il fallo, il tiro dai 9 metri per Fasano, mentre vediamo Coach Ancona entrare quasi in campo a dare grinta, dare indicazioni ai propri giocatori. C'è il time out. Intanto in gioco sul 16 pari permane l'equilibrio, Marco. Sì, sì, permane l'equilibrio, una bellissima partita dove nel primo tempo hanno dominato le difese, i portieri, Fovio contro Postogna, ma anche le due difese. Adesso della verità, Trieste con questa 5-1, con questo marcamento individuale su Jastran, cioè cercando di tirare via il fulcro del gioco di Fasano, giocatore più pericoloso sicuramente, ma al di là delle conclusioni, ma anche come ideatore di gioco, e quindi forse questa è la mossa giusta proprio per cercare di limitare l'attacco di Fasano. Angiolini, sì, chiaramente senza l'appoggio di Jarstrand si trova un po' in difficoltà, e forse questa è la mossa che Radojković ha indovinato proprio per cercare di limitare l'attacco di Fasano. Ed è aumentato, come comprensibile, anche il numero di contatti. Hanno il loro da fare gli arbitri Stefano Riello e Niccolò Panetta, mentre rivediamo i giocatori rientrare in campo dal time out. 16 pari al 41esimo minuto di gioco. Pugliese al centro per Angelini, Di Nardo e Mitrovic a chiudere al centro per Trieste. Ancora Angelini al salto, non trova Hiortembo, trova invece l'appuntamento con il gol, sorprendendo Postogna, rimasto impassibile in questa occasione. 16-17 ora il punteggio in favore della compagine bianco-blu. Sempre difesa 6-0 per coach Ancona. Rovatin, Pagano, ancora Rovatin, duettano i due. Robertino Pagano, uno degli ex di Fasano. Mitrovic per Rovatin, strattonato, e poi l'infrazione di Trieste che va a perdere palla. Attenzione Angelini, vuole andare il tiro veloce, il passaggio e la girella segnata da Pugliese. Gran gol da parte di Davide Pugliese con la girella che è andata ad ingannare Postogna. Attenzione, momento e inerzia a favore dei pugliesi che vanno con questo gol a più 2, 16-18. Momento di difficoltà, perché gran gol di Pugliese, bella azione. Noi abbiamo fatto un'invasione con Dapiran su un'azione pulita, peccato perché era un tiro da 6 metri abbastanza facile. In questo momento sicuramente, hai detto bene tu, l'inerzia è in mano a Fasano. Dobbiamo tenere duro in difesa, cercare di stringere le maglie il più possibile, trovare qualche... però se prendiamo questi gol senza che la difesa esca su Pugliese, a terzo gol di Pugliese in 12 minuti, si fa dura. Eh sì, Pugliese buca le mani di Postogna ed entra, fa il suo esordio al Pallachiarvola questa stagione. Il portiere Zoppetti per Trieste che va a sostituire Postogna. Momento a favore dei bianco-blu, come dicevamo, parziale di 3-0 in favore della Junior Fasano. Andiamo a seguire l'attacco di Trieste. Rovatin al centro, prova a districarsi, il fallo del numero 18 Franceschetti. E Rovatin, colui che prova spesso e volentieri ad assumersi la responsabilità di andare ad avvicinarsi alla linea dei 6 metri. Pagano ora si fa intercettare un passaggio da Sperti, poi la palla finisce fuori, sarà ancora possesso Trieste. Di Nardo, Mitrovic scambia ancora con Rovatin. Di Nardo esce lontano dalla porta, si fa vedere Pagano, la finta di andare a sinistra, poi il passaggio per Di Nardo, la spinta di Sperti. Continua l'attacco triestino, 9 metri eseguito da Di Nardo.
difesa chiusissima, come vedete, quella pugliese. Bratkovic pesca Di Nardo che non può sbagliare, la palombella ad ingannare Vito Fovio e Trieste torna a meno 2, 17-19. Gran passaggio questo arrivato nelle mani di Di Nardo, che non poteva sbagliare. Massimiliano Di Nardo, pivot classe 92, però è chiaro che è una partita dura questa per Trieste, una difesa coriacea come quella pugliese. Pugliesi che, torno a dire, sono in vantaggio attualmente di 2 gol, 17-19. È stato un bel gol, ben pescato Di Nardo, ma ha fatto l'ottimo movimento Di Nardo portandosi fuori dal primo giocatore di difesa, quindi in posizione un po' molto decentrata, e a trovare questo bel passaggio di Bratkovic. Adesso siamo tornati di nuovo in 6-0, proprio perché nonostante il marcamento individuale Angiolini e Pugliesi ci hanno un po' imbucato, e quindi Miradojevic preferisce una difesa più accorta su tutti e tre i terzini, e quindi per questo motivo è tornato in campo Visentin con Di Nardo e da Piran e Bratkovic secondi. Attenzione a Jortembo, bloccato fallosamente da Visentin, che si prende l'esclusione per 2 minuti. Era appena rientrato in campo il capitano di Trieste, Visentin. E ora torna in panchina per esclusione dei 2 minuti, viene ammonito anche il dirigente triestino, no scusate, viene ammonito il coach Freddy Radojkovic per proteste. Si scaldano ulteriormente gli animi al Palachiarbola. Ma penso che abbia, cioè, da come l'ho vista, ha ragione, perché il fallo era chiuso tra due, non l'ha tirato minimamente giù, non c'era minimamente volontarietà di tirarlo giù, era un fallo da 9 metri semplice, bello e buono, e finiva lì. Insomma, adesso chiaramente, se questo è il metro arbitrale, è chiaro che gli animi si scalderanno. Jalstam a dettare i ritmi per Fasano, troppo libero Jortembo che si mangia un gol, fa buona guardia a Zoppetti, giovane portiere che ha già vestito la maglia azzurra con la nazionale under 18, classe 2000. Sta facendo il suo dovere, anche se ora va in panchina. Trieste gioca senza portiere. Trieste in campo con Dapiran, Di Nardo, Pagano, Rovatin, Mitrovic e Bratkovic. Sotto di 2 gol. Pagano. Si alza la difesa del Fasano. Allora Rovatin prova a pescare il numero 55, Robertino Pagano, il professore. Lo scambio con Mitrovic, ancora lontani dall'area, e lì in attesa invece la difesa pugliese. Temporeggia un po' Trieste, Dapiran per Rovatin, Bratkovic coglie la traversa in pallonetto, fortunosa ora il rimbalzo di Trieste con Pagano che va a raccogliere il pallone che aveva preso la traversa. 16° minuto trascorso ormai del secondo tempo. Di Nardo, Mitrovic cambia parte, poi Pagano a pescare Di Nardo, dimenticato dalla difesa pugliese, la girella svita il polso Di Nardo, terza rete per lui, 18-19, meno 1 Trieste, e si rifà quindi sotto, uscendo un po' questo momento d'impass dopo l'esclusione per 2 minuti del capitano e l'ammonizione anche a coach Freddy Radojkovic. Attenzione Angiolini, Zoppetti dice di no, la parata su Angiolini e poi ancora la parata su Jortembo. Attenzione, c'è il fallo di Mitrovic, ci sarà il tiro dai 7 metri per Fasano, esclusione per 2 minuti a Di Nardo. Sta succedendo di tutto qui al Palachiarbola, attenzione, dopo un confronto gli arbitri hanno deciso di dare un'esclusione per 2 minuti a Di Nardo, autore dell'ultimo gol dei triestini. Bratkovic va infatti a chiedere spiegazioni, anche perché il fallo era stato di Mitrovic, Marco. C'è stata
soltanto la protesta di Di Nardo, inflessibili gli arbitri, e ora Sperti contro Zoppetti che sta facendo un gran lavoro. Sperti contro Zoppetti, ancora Zoppetti, la para in due tempi Nicolò Zoppetti, entrato al 40esimo e ha già fatto 4 parate Nicolò Zoppetti, e giustamente si prende gli applausi del Pallacchiarbola, perché merito suo, se Trieste è sotto soltanto ancora di una lunghezza. Occasione sprecata invece per Sperti, colui che aveva segnato ben 11 gol a Carpi lo scorso sabato, ed ora 2 minuti anche per Fasano, fuori Angelini. Eh beh sì, se dai 2 minuti da una parte devi darli anche qua, il metro deve essere lo stesso. Certo, gli arbitri paura stiano un po' perdendo la bussola del match, è chiaro che in un match così equilibrato i contatti sono numerosi e sono intensi. Tuttavia giusta questa esplosione a mio modo di vedere ad Angelini, e adesso Trieste ha l'occasione per riportarsi in parità. Assolutamente corretta, come ho detto prima, se cerchi un metro d'arbitraggio come questo è chiaro che poi i contatti diventano molto più pesanti e molto più duri. È giusta l'esclusione di Angiolini, che è la seconda, quindi Angiolini che gioca a secondo in questo momento per gli ultimi 10 minuti, 15 minuti della partita, deve stare molto attento perché ne ha già due, la terza finirà col cartellino rosso. Questo può essere un vantaggio per noi. Da Piran rinuncia al tiro e questo è un problema, perché Da Piran dopo la prima giornata senza gol adesso aveva un bel angolo per andare a tirare, meno male che c'è Rovatin che rimedia. Jack Rovatin è lui l'autore del gol del pareggio per Trieste, 19 pari. Adesso c'è una palla contesa proprio Bratkovic per le terre assieme a Sperti, si è preso una gomitata Adam Bratkovic, gli arbitri vanno a calmare un po' gli animi. In precedenza Jack Rovati aveva trovato un gran gol insinuandosi nella difesa chiusissima pugliese, e allora 11 minuti abbondanti ancora, il fischio finale è match completamente da decidere, con arbitri che ripeto stanno fischiando tutto in questo momento. Si è rialzato Bratkovic, lui che è stato l'anno scorso l'11° marcatore del campionato con 160 gol nella stagione 2020-2021. Ripreso il match Jarlstam per il connazionale Hjortembo. Grassi scambia con Jarlstam, sale Visintin che è tornato in campo, e poi troppo spazio concesso a Hjortembo che non fallisce l'appuntamento con il gol. Il terzino svedese va a marcare il 20° gol dei bianco-blu, ora nuovamente avanti di una rete. Eh sì, Trieste ha assoluto bisogno che Dapiran si sblocchi, non ha ancora trovato il gol Dapiran, così come non l'aveva trovato a Bolzano sabato scorso. Fallo di Sperti su Robertino Pagano, giocatore che si sta prendendo la squadra sulle spalle in questi momenti caldi. Beh, veramente è stato preso per questo, per l'esperienza che ha, per il giocatore, il tipo di giocatore che è veramente un giocatore, come si dice in gergo, con i cocones, l'ha dimostrato a Bolzano, lo stanno dimostrando oggi, giocatore di forse maggiore esperienza che c'è in questo gruppo, è chiaro che si sta portando avanti la carretta, si è caricato la squadra sulle sue spalle. Mancano in questo, a mio modo di vedere, in questo frangente sia Da Piran sia anche un po' i gol da fuori di Mitrovic, perché al di là di fuori di gol su rigore e un gol su azione fino adesso non ha ancora segnato. Gran gol di Pernic, e ancora una volta Pagano lo pesca, perché al di là dei gol che fa Pagano dà dei gran assist. Sì. Pareggio firmato da Alex Pernic, da sempre
con la maglia bianco-rossa cucita. 20 pari allora, e mancano 10 minuti e mezzo. Difesa schierata ora quella da Trieste, una 6-0 voluta da Radojković. Hjortenv, autore dell'ultimo gol per i pugliesi, e poi l'incomprensione tra i pugliesi e il gol finalmente di Gianluca Dapiran, e Trieste va in vantaggio 21-20, il primo gol della stagione per il capocannoniere triestino dello scorso anno, Dapiran, un goleador che non aveva finora trovato la porta avversaria, importante anche da un punto di vista psicologico per Trieste, con i Giuliani che in questo momento hanno trovato un vantaggio che non avevano da diversi minuti. Fanno girare la palla i pugliesi, sporcato da Pernic il passaggio di Jarlstam, mentre Radojković vorrebbe ad andare a difendere con i suoi ragazzi. Bloccato in angolo Sperti, allora ancora Jarlstam, murato, e ora il contropiede di Bratkovic contro Hjortenv, va il tiro, il gol sul primo palo, Adam Bratkovic che chiama la raccolta il pubblico di Trieste, più 2 in favore degli alabardati, 22-20 al 51esimo minuto, mentre prova a cambiare le carte in tavola coach Ancona, reinserendo Angelini, uno dei migliori per il Fasano in questi 50 minuti. È proprio lui a cercare il pertugio, a trovare Sperti sulla destra, che va a bucare la porta difesa da Zoppetti. 22-21, Fasano si sblocca, non segnava da 3 minuti, più 1 Trieste, c'è il time out chiamato proprio da Freddy Radojković. Ho come l'impressione, Marco, che sarà un finale a cardiopalma. Come i soliti qua a Trieste, spesso in passato, ci è successo anche l'anno scorso nonostante la stagione, però devo dire la verità, più che qualche partita si è chiusa proprio agli ultimi secondi. Direi veramente come esordio, veramente per il pubblico presente, quello che ci segue, veramente un bel esordio, perché almeno devi stare incollato qua fino alla fine, perché penso che si deciderà tutto verso le ultime azioni, perché ormai le squadre si stanno equivalendo, si sono conosciute. E il gioco è un po' quello: da una parte Jarlstam, Angiolini che fanno il gioco d'attacco, difesa molto arcigna, dall'altra parte Trieste un po' più di collettivo, sicuramente una punta di diamante oggi Bratkovic, molto bene Pagano ancora una volta, bene i portieri, direi squadre che abbastanza si equivalgono sul piano del gioco, e quindi penso che fino ancora per 9 minuti, 8 minuti abbondanti saremo ancora qua incollati. Sì, Fasano si sta affidando tanto al tandem svedese, no? Hjortenv, che oggi bisogna dirlo sta giocando una gran palla a mano, su Jarlstam non avevamo dubbi insomma della sua qualità. Trieste invece sta offrendo un gioco più corale, forse di squadra, ed è proprio questo il fattore bianco-rosso in questo momento, ostilità che riprendono sul 22-21 in favore dei biancorossi. Entriamo ora negli ultimi 8 minuti del match con Trieste che non ha fretta ora di andare al tiro. Anche Pernic, autore di 2 gol, sta offrendo un'ottima prestazione. Ora il fallo di Angelini su Rovatin, sanzionato con un po' di ritardo dal duo arbitrale, poi il tiro dai 9 metri già effettuato da Pernic. Sta cercando le giuste spaziature il Trieste, Rovatin al centro, fuori per Pagano, sulla sinistra a Dapiran, tiro parato con esperienza da Vito Fovio, portiere classe 79, ma non un bagaglio, 2 bagagli d'esperienza alle spalle. E attenzione, ora il fallo di Pernic su Hjortenv, che sta acquisendo sempre più fiducia. Lo svedese ex Stoccolma va
numerose, spesso e volentieri all'uno contro uno, si è aggiudicato un tiro dai 7 metri il Fasano con il connazionale di Yarstam. Stavolta Zoppetti non riesce a parare il tiro dello svedese col numero 95. Attenzione, perché dal 22-20 si passa al 22 pari e quindi parità ristabilita a 6 minuti e mezzo dalla fine. Adesso è anche una partita di nervi, Marco. Assolutamente di nervi, di esperienza, adesso vale tutto. Chiaramente è chiaro che noi dobbiamo lottare su ogni pallone, in attacco e in difesa, però ripeto, Fasano in difesa è molto arcigna, con un Fovio molto attento. Sicuramente un punto debole in questo momento potrebbe essere i 2 volte 2 minuti di Angiolini, che sta giocando secondo a destra. Puntarlo un po' potrebbe darci, forse cercare la sua terza esclusione, ci limiterebbe sicuramente Fasano sia in attacco che in difesa. Anche perché, essendo due squadre ambiziose, credo che nessuna delle due si accontenterebbe di un solo punto. E intanto Trieste ritrova il gol con il siluro di Robertino Pagano, che torna ad accomodarsi in panchina. Nuovo vantaggio alla Bardato, 23-22, 5 minuti e mezzo da giocare, corre il cronometro. Yarstam per Angelini, poi Pugliese sulla destra, si fa vedere Sperti, ha segnato meno gol oggi rispetto allo scorso sabato con il Carpi. Angelini ancora, chiude Bratkovic, poi Sperti che si era spostato a sinistra e è riuscito ad infilare nuovamente Zoppetti. E qua non hanno funzionato, non ha funzionato la sintonia difensiva biancorossa. 23 pari, ultimi 5 minuti del match. Mitrovic, c'è Pernic in qualità di pivot per Trieste, che va ora in appoggio su Rovatin. Pagano smista a destra, poco coinvolto da Piran sulla sinistra, e Pagano a provare il tiro sporcato e poi parato da Vito Fovio. E Fasano dà almeno due, adesso l'opportunità di riportarsi in avanti, non segna, segnano i bianco-blu con Sperti, ma c'è il nuovo 7 metri e l'esclusione per 2 minuti per Adam Bratkovic. Decisione questa importante del duo arbitrale, perché sancisce la superiorità numerica per il Fasano, il quale potrà giovare anche dei 7 metri. Mentre torna in porta per Trieste Thomas Postogna, che era stato una decina di minuti in panchina. Superba la prestazione di Zoppetti tra i pali per Trieste. Torna però l'esperienza di Thomas per provare a parare il rigore ad un giocatore esperto come lo svedese Yarstam, perché adesso ogni tiro conta. Adesso a 4 minuti e mezzo dalla fine ogni palla ha il suo peso, scotta, ogni difesa deve essere presa nella massima decisione, perché chiaramente adesso veramente siamo negli ultimi minuti, siamo pari, diventa ogni palla, ogni decisione è una decisione che può decidere la partita. La scelta di mettere di nuovo Postogna su rigore la condivido in pieno, perché sicuramente anche per interrompere il... Però mi sembra che non ha funzionato tanto. Questa volta Postogna era rimasto sulla linea di porta, non si era portato avanti, potentissimo. Tuttavia la conclusione di Albin Yarstam, quale firma il vantaggio pugliese, 23-24, 56esimo minuto. Come detto, una lotta di nervi ora d'esperienza. Mitrovic, Pagano, Rovatin. Pagano, la finta di tiro. Rovatin è tutto chiuso, viene braccato fallosamente. Il fallo darà luogo ad un tiro dai 9 metri. Poteva esserci anche il tiro dai 7 sul fallo di Lapiran, ma gli arbitri avevano fischiato prima.
Allora Rovatin raddoppiato, triplicato, poi voleva i passi esperti. Ancora palla Trieste. Deve stare attenta al passivo la squadra di Radojkovic. Fallo di sfondamento ora di Pagano sul numero 18 Franceschetti. Adesso Trieste deve stare attenta perché Fasano ha una ghiotta possibilità di trovare il doppio vantaggio. Mentre siamo entrati negli ultimi tre giri di lancette, dunque ogni azione ora, ogni possesso ha un peso specifico chiaramente più importante. E c'è il gol di Pugliese per i bianco-blu. E attenzione perché vola più due, come detto, l'acqua si pone 23 a 25. Trieste ora deve tirar fuori sia la grinta che il cuore per riaggiustare questo match e rimetterlo sui propri binari. Rovatin per Mitrovic, niente da fare, sbaglia la mira il serbo, intimorito forse dall'uscita di Vito Flovio. Questa è un'occasione sprecata che lascia l'amaro in bocca. Lascia l'amaro in bocca perché era una bella occasione ghiotta da 6 metri, abbastanza solo dall'ala, doveva metterla dentro, anche perché a 2 minuti dalla fine 2 gol. Se adesso Fasano segna, la partita è quasi chiusa. Chiama Fasano time out giustamente perché deve organizzare questo attacco al meglio, ma a questo punto è molto dura perché un minuto, 2 minuti scarsi, 2 gol per Fasano. Dobbiamo riuscire a recuperare velocemente la palla per dimezzare lo svantaggio e poi giocarci l'ultimo minuto e mezzo, l'ultimo minuto per cercare di portare almeno a casa il pareggio. Parziale in questi ultimi 8 minuti di 5-1 per l'Acque Sapone Fasano, dal 22 a 20 per Trieste, il 23 a 25 in favore della squadra ospite. Un grande apporto lo ha portato, mi sento di dirlo, Davide Pugliese, 4 gol per lui, ma sta dimostrando carattere, esperienza, seppur la giovane età, è un braccio rovente. Assolutamente, hai detto bene, è stato sicuramente l'arma in più, mentre nel primo tempo si sono divisi i gol gli Alstram e Angiolini soprattutto, secondo tempo è venuto fuori un po' sperti, ma sicuramente Pugliese è stata l'arma in più che ha avuto Fasano in attacco, 4 gol in meno di 28 minuti, ma con una presenza in attacco veramente notevole, non ha sbagliato niente, al 100% al tiro, veramente direi che è stato l'arma in più di Fasano per questo break. E nella panchina triestina abbiamo visto ora le indicazioni sia di Radojkovic che di Andrea Carpanese, che quest'anno ricopre il ruolo di vice allenatore. Entrambi avranno sicuramente provato a dare la carica agli atleti biancorossi sotto di 2 gol a meno di 2 minuti dal termine. Chiaramente adesso darà un'occhiata anche al cronometro la squadra pugliese, andrà alla conclusione senza fretta, mentre Trieste deve forzare i ritmi. Il fallo di Pernis su Sperti che forse accentua un po', e poi il fallo subito da Jarstam, ancora da Pernic, tiro dai 9 metri per Fasano che fa passare il tempo, vuole il passivo il pubblico di Trieste, infatti è sotto passivo. Jastam va subito al tiro e trova il 7, gran gol di Albin Jastam che porta più 3 Fasano. Ci vuole un miracolo ora per il Trieste perché i pugliesi volano a più 3. Parziale di 6-1 in questi ultimi 9 minuti, ha segato le gambe agli alabardati Pagano Mitrovic. Bisogna andare al tiro veloce, ultimo minuto di gioco. Rovatin va a segnare, non riesce a parare per un pelo Vito Fovio. Allora sono due ora le reti di distacco tra le due compagini, ma può soltanto perderla in questo momento il Fasano. Avanti 24-26 con 45 secondi al fischio finale. Ancora il parquet che deve essere asciugato. Trieste ha sciupato tanto in questi ultimi 10 minuti.
non, senza togliere assolutamente un merito ad un Fasano che è riuscita a rimanere una squadra compatta, a chiudersi bene in difesa, ma soprattutto a far girare bene la palla per trovare e in transizione e in difesa schierata dei gol che stanno decidendo il match. Sperti con lo sfondamento su Pernic, con Sperti che voleva trattenere il pallone, due minuti a Sperti, e beh, non puoi trattenere il pallone a 35 secondi dal cronometro, chiaramente un postone infastidito era andato per scansarlo. Gli arbitri hanno dato due minuti al numero 10 di Fasano, ingenuità questa per i pugliesi che comunque hanno ancora saldamente le mani sul match. Trieste ora cerca il miracolo per poter pareggiare sotto di 2, 24-26. Riparte il cronometro, Rovatin per Mitrovic, il tiro parato da Fovio e poi l'invasione di Angelini, palla rimane a Trieste. Gli arbitri fermano ancora il cronometro, vogliono che si effettui la punizione dei 9 metri correttamente. Bratkovic, Mitrovic, Rovatin, il tiro con la palla ancora a Trieste, poi Bratkovic prova il tiro a sorpresa, il tiro di piede, l'ostruzione di piede da parte del numero 23, Jeliko Beharevic. Sta succedendo di tutto, 10 secondi al termine con Fasano avanti di 2, cartellino rosso per Beharevic e rigore. Dovrebbe, secondo il regolamento dovrebbe essere rigore a questo punto, se dai cartellino rosso dovrebbe essere rigore per noi. Vabbè, tiro parato di piede non si può nella pallamano, come dice il nome, insomma non credo ci siano bisogno di spiegazioni, è come se nel calcio un giocatore la parasse di mano, insomma rigore ed espulsione. E Mitrovic ora non può sbagliare, poi Trieste dovrà andare al pressing. Soltanto 10 secondi purtroppo mancano alla fine del match. Mitrovic contro Fovio, il gol meno 1 Trieste, 25-26. Si sta complicando la vita il Fasano, tanto il cronometro è involontariamente partito, bisogna andare a riaggiustarlo perché erano 10 secondi che mancavano sul rigore di Mitrovic. Sicuramente non ne sono passati 8 come segnala il tabellone luminoso del Paleacchiarbola. Vediamo il pressing dei triestini che cercano questo insperato pareggio, supportati dal pubblico di casa. Trieste a meno 1, ma bisogna capire quanti secondi mancano, perché mancano sicuramente più di 2 secondi come riporta il tabellone. Certo, se Fovio sta lontano dalla porta ci dà una mano, però finisce qui il match. Fasano espugna Trieste di una lunghezza, 25-26 il punteggio finale. Esultano chiaramente, giustamente, i ragazzi pugliesi che hanno meritato questa vittoria. Bisogna essere sportivi onesti, Marco, hanno giocato una gran partita su un campo difficile come quello del Trieste, che deve ancora trovare la quadratura del cerchio. Oggi non ha giocato male, sicuramente c'è più di qualcosa da aggiustare, ma siamo appena ad inizio campionato, in un campionato, quello di questa stagione, che sta riservando un calendario in avvio più che complicato per Trieste, che è una partita in meno degli altri. Ha riposato la prima trasferta difficile a Bolzano la scorsa settimana, adesso non è riuscita a sbloccarsi con il Fasano, però ci proverà il prossimo sabato, Marco, a Siracusa.
assolutamente, è chiaro, un momento difficile perché il calendario non ci, sicuramente si è riservato un inizio agevole a differenza di altre squadre, vedi lo stesso Fasano, ha giocato le prime due partite con Carpi e Rubiera neopromosse, merito anche della classifica dell'anno scorso probabilmente. Noi oggi abbiamo mostrato qualcosa di più rispetto sicuramente a Bolzano, abbiamo mostrato un gioco più corale, meno palle perse, nonostante le palle perse sicuramente abbastanza numerose, però sicuramente minori rispetto a Bolzano e sicuramente una precisione al tiro maggiore. Va detto che anche oggi ha brillato sicuramente Pagano nei singoli, guardando i singoli, ha brillato Postogna. Purtroppo nel gioco corale ci manca ancora qualche tassello, devo dire la verità. Non si è visto un gran Mitrovic se non sui tiri da 7 metri e un Dapirà ancora un po' in ombra. Detto questo, hai visto un buon Bratkovic sicuramente, un discreto Robati in erogazione del gioco, come hai detto un buon Pagano e un buon Di Nardo. Su questo dobbiamo puntare, chiaramente il lavoro di Radojkovic non è semplice, sarà sicuramente consistente come mole di lavoro, da riguardarsi questa partita. È chiaro che da questo punto dobbiamo andare a Siracusa assolutamente a far punti. Aggiungo io anche un buon pubblico, nonostante le limitazioni, sicuramente ha dato una mano ad una Trieste che oggi si è trovata davanti una signora squadra come quella del Fasano, che dichiaratamente ambisce alle prime quattro posizioni a punteggio pieno. La squadra di coach Ancona, dopo le prime tre partite, deve ancora sbloccarsi invece Trieste, ci proverà il prossimo sabato, sarà di scena infatti a Siracusa contro il Team Network Albatro. Non perdetevi dunque il match su Eleven Sport il prossimo sabato, il 2 ottobre alle 18.30. Fasano invece tornerà in casa e affronterà il Pressano alle ore 19. Appuntamenti da non perdere su Eleven Sports, la piattaforma ufficiale della pallamano della Serie A Beretta 2021-2022. Qui da Sebastian Romano e da Marco Leduca direi è tutto, io ringrazio Marco e ci vediamo alla prossima, ripeto il punteggio finale, Trieste 25, Junior Fasano 26.